Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio BCS e grazie Gianni per l'invito di questa mattina. Insomma, è importante perché ci sono tante notizie, no? In questi giorni con il Sì. decreto, sono novità che riguardano anche la nostra città e quindi era giusto dare alcune informazioni che possono ritornare utili. Allora, io partirei da quello che è stato uno degli argomenti un po' caldi in questi giorni, se ne è parlato anche molto online, che riguarda il bonus bici. C'erano dei Sì. punti di domanda se la città rientrava o no tra quelle che potevano beneficiare. La buona notizia è che rientriamo, no? Sì, rientriamo nella versione definitiva che poi è stata approvata e ieri in Gazzetta Ufficiale è stato proprio presentato il decreto legge rilancio che ha inserito all'interno importanti novità, soprattutto per quanto riguarda alcune norme a favore dell'ambiente. Un incentivo quindi che farà felici sicuramente i nostri concittadini è proprio il bonus bici. Come hai detto tu, è stato discusso ampiamente, sì, che ho già rientrato, avendo proprio inserito la parola abitanti della città metropolitana, che oggi fa parte, è uno dei 44 comuni che fa parte della città metropolitana, quindi beneficerà di questo È anche incentivo che sostanzioso, tra l'altro, no? sostanzioso, sì, un incentivo che permette di biciclette tradizionali, biciclette elettrica pedalata assistita, monopattini, monowheel, e overboard, cioè Snowboard, certo. tutti quei velocipedi dotati anche di propulsione elettrica. Ecco, perché viene stato fatto questo incentivo? Perché si vuole cambiare un po' la Si viabilità. vuole cambiare la vita. Diciamo anche che purtroppo stiamo vivendo un'emergenza sanitaria che riguarda il coronavirus, riuscendo anche sia di dare una mano, diciamo, all'ambiente, quindi meno produzione di polveri sottili o altro, ma anche di poter avere un'alternativa al trasporto pubblico. Quindi permettere che non ci siano meno assembramenti possibili. Quindi, da un lato l'aspetto ambientale, da un lato l'aspetto La della salute. salute, e quindi il Ministero dell'Ambiente che ha proprio inserito all'interno di questo provvedimento ben 120 milioni di euro, e ha pensato quindi di dare questo impu nuovo impulso quindi alla mobilità sostenibile. Quindi un incentivo per la mobilità green sostenibile. E che permette quindi di avere la possibilità di nuove possibilità di trasporto. Mi sembra sia il 60% della spesa Sì, sostenuta, il no? contributo quindi coprirà il 60% del valore di acquisto per una spesa massima di 500 euro. Facciamo un esempio pratico: 1000 euro costa la bicicletta, Sì. mettiamo una bicicletta elettrica, il 60% ci sarà un tetto massimo però di 500 euro. Perfetto. Una cosa da precisare per ottenere il contributo: entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, perché questo decreto legge per diventare legge deve passare in Parlamento e quindi trasformarsi in una legge ordinaria, e entro 60 giorni nel portale del Ministero dell'Ambiente verrà inserita un'applicazione web per poter inserire i dati della fattura, non dello scontrino, che la fattura è no nominativa, quindi c'è inserito il codice fiscale. Mentre nello scontrino non è nominativo. Ecco, Quindi quindi è sono importante farsi importanti. fare la fattura. Quindi mi raccomando, conservate gli scontrini perché questo provvedimento 4 di maggio 2020, quindi è retroattivo. Perfetto, l'ho presa adesso, possono Possono, se ripetere. hanno, possono, anzi, do un. Raccomando a chi ha già acquistato la bicicletta che sia lo scontrino di richiedere al venditore la fattura. Ecco, organizzatevi. Senti, un'altra cosa importante che riguarda in qualche modo quello di cui stiamo parlando è anche tutto il mondo degli abbonamenti del bus, no? Sì, Era una. anche ecco, un'altra importante novità che riguarda proprio il decreto rilancio riguarda il rimborso per chi aveva acquistato un abbonamento per treno, autobus e qui che non aveva potuto utilizzarlo durante il periodo dell'emergenza. E quindi penso ai tanti pendolari chioggiotti, e Chiaro. sono tanti, Che hanno sostenuto delle spese che poi non hanno che utilizzato. utilizzano proprio l'autobus o il treno per recarsi per studio e lavoro, quindi un rimborso dovuto, dico Esatto. dovuto. Mi dicevi che sarà un prolungamento praticamente, no? Sì, questo rimborso non sarà in cash, ma sarà o un prolungamento dell'abbonamento oppure un voucher che. Queste le formule le stanno studiando, Sì, però le che è stanno studiando. previsto Sì, intanto quindi quello l'ufficiale? che sto dicendo questa mattina, logicamente, ieri è stato approvato in Gazzetta Ufficiale il decreto, poi ci saranno tutti i dettagli che verranno sviscerati dopo Ecco, dagli lo vediamo addetti alcune ai lavori. anticipazioni, poi ne Sì, troverete.
Senti, altri provvedimenti importanti, un altro di quelli di cui si parla molto è anche l'ecobonus, no? Che riguarda invece Sì, le riguarda, case. sì, ecobonus del 110% che riguarda l'efficientamento energetico di immobili che possano portare all'aumento di due classi energetiche. Quindi se un'abitazione in classe energetica C deve, grazie a questi interventi di efficientamento, raggiungere la classe energetica A. Ecco, il 110% vuol dire che ti danno dei soldi in In più per... più, se riesce a fare questi interventi, Ecco. soprattutto riguardo agli involucri esterni, il famoso cappotto o altri tipi di Ecco. coibentazioni termiche. E questo potrebbe essere davvero un'altra cosa molto molto interessante. Ritornando al discorso mobilità, tra l'altro dicevi che tra le varie cose che state facendo invece voi come amministrazione, proprio anche in concomitanza con questa emergenza, è cominciare a pensare anche ad una viabilità e magari dei cambiamenti, no? Penso che con anche questi incentivi ci saranno più. Come vedo anche in tante grandi città, magari monopattini elettrici, quindi nuovi mezzi che entreranno nella viabilità. Quindi bisogna che generale della città, soprattutto per quanto riguarda le piste ciclabili, e anche vedo che è stato introdotto nel nuovo Sì. codice della strada le cosiddette ciclovie, cioè all'interno della carreggiata dove transitano anche le autovetture e i mezzi pubblici, e vengono create queste ciclovie. Quindi disegnate Eh, per terra. disegnate per terra con delle strisce bianche, e un esperimento che è stato fatto anche, ho visto a Milano, in corso Buenos Aires, ho visto anche a Londra, e vedo che è molto apprezzato perché il guidatore riesce a vedere le biciclette che Meglio. transitano meglio rispetto a magari a corsie come le piste ciclabili che sono preferenziali solo per le biciclette, e magari quando devono svoltare a destra o a sinistra riescono a Non vedere, sono visibili, è non sono vero. visibili. E tra l'altro, sempre nello stesso provvedimento c'è anche il discorso della casa avanzata, cioè il fatto di mettersi davanti alla macchina quando si è ad un semaforo per essere più visibili proprio per svoltare a destra o a sinistra, no? Quindi in questo modo qui è molto più Sì, visibile, oltre che a non respirare fiumi di quindi infatti scarico che. vengono proprio disegnate delle frecce, proprio delle strisce di svolta Chiaro. dedicati solo ai velocipedi. Quindi anche in questo senso, anche in città, insomma, verranno recepite queste cose, si Sì, ne lavorerà ho ad una. parlato anche con il dirigente dei lavori pubblici, proprio questa mattina mi ha confermato che Sì. bisogna seguire questa strada, vedo che funziona in tante altre città e magari la possiamo adottare anche noi. Quindi aumenteremo, diciamo, i velocipedi o le biciclette o naturalmente i monopattini e speriamo di Certo. togliere qualche macchina, no? Eh Perché sì, quella. qui meno inquinamento. Per inquinamento, non c'è dubbio. Senti, abbiamo fatto una bella panoramica, molto ricca. C'è ancora qualche provvedimento che volevi segnalare tra quelli che ci sono? Questi mi sembrano i più importanti, Sì, almeno questi per. sono importanti, ne abbiamo tanti. Ho le mie deleghe, penso a Forte San Felice, penso alla nuova sede della Polizia di Stato. Ci sono tantissime novità, a Ecco, breve Polizia di daremo. Stato, allora quando c'è una data per lo Devo spostamento? fare un incontro con la prefettura per limare gli ultimi dettagli e poi possiamo passare anche un protocollo d'intesa dove noi prometteremo dei nostri beni con il demanio e loro avranno a disposizione la cittadella di giustizia per Quindi è poter confermato adattarla. quel Sì, luogo, insomma, la dove. direzione è questa. I tempi non sono sempre quelli Che si auspicano? che si applicano, ma purtroppo no, Ce la ci faremo sono. entro l'anno? Sì, ce la facciamo, Ok, posso quindi è già una assicurare. bella notizia, anche Sì, sì, immagino sì, sì. per tutti coloro che insomma, io sono Ho dei visto paesani le scarsi, angusti. condizioni, eh sì, le condizioni sono veramente. Meritavano una sede Merita, nuova, merita, meritavano una merita, sede nuova. sicuramente. Bene, noi ringraziamo il vice sindaco Marco Veronese, ci hai Grazie a tutti gli raccontato un sacco di cose ascoltatori. importanti, buon lavoro per quello che state facendo, ci risentiamo Grazie, presto. grazie Grazie Gian. mille, ciao. Tu non lo dici, io non lo vedo. Cuore cieco siamo noi, ti spiego.